perché costruire, contribuire a costruire la rete che a partire dalla contestazione alla legge Tarzan ha attraversato una serie di momenti che si indicavano prima, tra cui il 13 febbraio e l'8 marzo. Io credo che un po' le questioni che in generale abbiamo provato a sollevare in questo periodo riguardano delle esigenze fondamentalmente che è la stessa attualità che ci sta ponendo, e questa attualità ci parla di un rapporto complesso tra sessualità e potere. Ora, secondo me, noi possiamo anche sempre dire che potere, sessualità, sesso, genere sono stati da sempre dei problemi che in qualche modo si sono coimplicati e hanno avuto un rapporto tra loro, e però credo che ogni volta, in ogni tempo, in ogni storia, in ogni condizione specifica, l'articolazione tra tutti questi elementi, quindi tra sessualità e potere, assume una configurazione diversa che poi è determinata e specifica. E io credo che insomma anche la situazione che stiamo attraversando e quello che si diceva prima a proposito del Ruby Gate, che andrebbe anche richiamato Silvio Gate probabilmente, riguardano tutto questo insieme di problemi qui. Credo anche però che il problema della sessualità e del potere in qualche modo taglia, attraversa trasversalmente tutta la nostra vita, e questo dalla scuola al lavoro, dall'università alla salute, alla sanità. E quindi noi ci dobbiamo porre all'altezza di questo problema. Io ora dirò due cose rispetto alla questione del welfare e dei servizi, perché anche questo è un elemento centrale che stiamo provando ad agire e che vogliamo, sul quale vogliamo cominciare a riflettere qui oggi per capire che cosa fare. Allora, intanto, secondo me sono sufficienti i dati che sono stati pubblicati qualche settimana fa dall'Istat, perché questi dati, seppure riguardano una condizione generazionale complessiva, quella la generazione no future, quella che in tutto il mondo a livello globale si sta sollevando e dando vita anche ad origini, e dando vita anche a tumulti molto forti, a forme di rivolta e di opposizione. E però che in questo contesto, quindi nel contesto della condizione giovanile complessiva, la condizione delle donne in particolare assume una sua specificità. Questo perché dai dati Istat emerge che le donne a parità o a titoli maggiori rispetto agli uomini trovano molto meno lavoro, sono più disoccupate, sono anche più inattive nei termini in cui ad un certo punto rinunciano a cercare lavoro oppure rinunciano a cercare una forma di attività. E sono soggetti maggiormente a forme di part-time obbligato e forzato e a contratti a tempo indeterminato piuttosto che indeterminato, a differenza invece dei loro colleghi maschi. Diciamo che a tutta questa situazione complessiva si aggiungono poi le misure del governo, quelle che venivano citate prima, quindi il pacchetto sul lavoro della Carfagna e di Sacconi, che promuove delle forme di telelavoro, e questo telelavoro credo che, più che porsi il problema del lavoro in sé, si pone il problema della famiglia. E il secondo punto sul quale credo che si stia agendo una dinamica di smantellamento complessivo è chiaramente la questione dei servizi e del pubblico, dalla scuola all'università alla sanità. Quindi rispetto a questa situazione di profonda crisi economica e politica, io credo che si possa rimettere al centro la questione del rapporto tra produzione e riproduzione, e che questo rapporto tra produzione e riproduzione debba essere anche completamente ripensato da capo a fronte di questo contesto specifico. Questo non solo per amore della teoria o dell'approfondimento, cosa che io spero che comunque in questo contesto faremo, ma anche per immaginare anche delle forme di alternativa, delle vie di fuga, per individuare anche delle strategie, degli obiettivi comuni che possiamo agire insieme a partire da oggi. Allora, da qualche anno ci si è riferiti alle trasformazioni del lavoro, non solo rispetto alla questione della precarietà e della flessibilità selvaggia, che comunque viene agita a tutti i livelli, dall'università al lavoro stesso, ma che in campo c'è anche la questione della modificazione e del cambiamento della natura del lavoro. A tal proposito,